sei venuta a cercarmi. Come un lago mi guardi e ti specchi, non mi capirai mai. Si muovono i gatti fra secchioni e vetri rotti, e la gente prende i mezzi fra i batteri e fra i ritardi. Provi a prendermi. E abbiamo ascoltato anche un pezzo di Oroscopo di Calcutta e ci siamo messi in collegamento con il nostro amico di Tribuna Stampa, Cristiano Montanarella. Ciao Cri. Ciao Cri. Ciao Matteo, ciao Alessandro. Allora Cristiano, abbiamo già parlato abbondantemente della gara contro il Chievo, qualche amnesia difensiva, però alla fine i tre punti sono arrivati. Diciamo che in questa settimana si sta parlando moltissimo del futuro della Roma, sia in panchina che in quanto a rosa. Intanto ti chiedo un tuo parere subito su Di Francesco, che sembra il nome caldissimo per la panchina romanista del prossimo anno. Sentitemi di dire che comunque è un errore concentrarci direttamente sull'allenatore, dare per fatto già Di Francesco, quando sembra tutto che converga verso questa soluzione, ma al secondo posto ancora da conquistare, ragazzi, eh? Cioè domenica c'è, non sbaglio, c'è una partita del campionato contro il Genoa che si presume la Roma possa vincere, però insomma non vorrei che non parlare per nulla, ma non mi riferisco a voi sinceramente, mi riferisco a tutto alla mia, parlare di, per nulla, fatto che ci sia un'opportunità, non vorrei che questo provocasse brutte sorprese, cioè, io non so se voi d'accordo, però mi sembra che il campionato ancora non è finito. Sì, sì, ma infatti era tra le altre cose una domanda che ti volevo fare dopo, volevo prima affrontare tutta la parte in mezzo e poi arrivare al Genoa. Però Cristiano, ti sentiamo male. Pronto? Quindi sì, ti sentiamo a pezzi. Proviamo un attimo a richiamarti, d'accordo? Aspetta, mi senti adesso? Pronto? Sì, parla, vai. Ecco, eccomi qua. Sento con verso Di Francesco, anche se poi non sappiamo mai certe soluzioni come vanno a finire, perché poi nel mondo del calcio, soprattutto in fase di trattativa, quando si tratta di allenatori, di giocatori, oggi vale una cosa, ormai ne vale un'altra. Fino all'altro ieri era Paolo Sousa, fino a ieri Di Francesco, qualche giorno fa veniva Spalletti, insomma, ok, sì, sembra Di Francesco il prossimo sostituto di Spalletti. Sarà pure un errore considerare, come ha detto Luca prima, che Spalletti sia il miglior allenatore del mondo, e probabilmente non lo è, però se tu da Spalletti passi a Di Francesco va indietro, questo è un dato di fatto. Poi diamo il benvenuto a Di quando sarà, io lo ritengo personalmente molto bravo, però sappiamo benissimo come funziona a Roma, l'ennesimo allenatore che dobbiamo cambiare per forza di cose. Io non so se Di Francesco, dopo, faccio l'ipotesi, no? Augurando che la Roma vinca tutte le partite, ma sappiamo che così non è. Io non so se dopo due partite, due pareggi, faccio un esempio, ma Francesco poi sopporta la pressione di Roma.
Io queste cose non le so, quindi anche Spalletti non è il migliore allenatore al mondo, però che da Spalletti a Di Fasco si va indietro, punto. Sì, è un dubbio, no? Cioè è un altro, un altro salto nel vuoto. Certo, assolutamente sì. Con questa attenzione, io voglio criticare Di Francesco, no, esatto. La soluzione di Francesco, perché la soluzione di Francesco secondo me è anche coerente col modello societario che abbiamo, perché tu prendi Monchi, chiunque si sa è uno scopritore di talenti, di conseguenza Di Francesco è uno che i giovani, i talenti li mette in campo, no? Perché il Fernando Sassuolo lo poteva fare, quindi voglio dire, c'ha una giusta, come si dice, sarebbe un giusto dubbio direttore sportivo allenatore se fosse Di Francesco, quindi la scelta praticamente sarebbe pure giusta se si segue questo modello, però da Spalletti a Di Francesco va indietro. Eh sì, appunto, va indietro, anche considerando che comunque ora, tornando a quanto dicevi te prima, la stampa sta già cercando, no, di piazzare i nostri giocatori al posto della società, no? Punto. Sì, e quello sarà così fino a settembre. Sì, però certo. si può presumere che uno dei pilastri andrà via e probabilmente sarà Manolas. Questo io te lo dico anche, come dire, perché ho saputo, inviato totalmente così, non ufficiale, però che ci sono stati contatti molto forti, c'è stato già qualcosa di importante tra la società e il giocatore. Sì, allora, no, questo lo immaginavamo. Questo è esatto, lo esattamente. Lo pensiamo tutti. Ti chiedo come questa Roma debba affrontare il mercato. Poi parleremo anche di Genoa, parleremo di Totti. Però ecco, volevo prima, visto che avevo parlato della panchina, vorrei parlare anche della rosa. Cioè, io sono dell'idea, per esempio, dico prima la mia idea, che l'obiettivo vero è mantenere questa rosa con delle puntellature precise. Per dire, c'è chi è convinto invece vadano comprati giocatori a altri giocatori in altri ruoli, per esempio attaccanti, ecco. Anche se poi voglio dire, bisogna vedere sempre in che ottica ragioniamo. Allora, questo è chiaramente, l'ideale sarebbe tenerli tutti e puntellare. Sappiamo che così non sarà, nel senso che un puntatore deve andare via. Io personalmente ho sempre detto, visto che la Roma fino a che c'era Sabatini, che ha fatto tanti errori, ma comunque con i difensori ha sempre azzeccato, io personalmente sono del parere che il difensore con offerte superiori a 30 milioni lo devi dare via, perché quelle sono cifre che normalmente ci comprano un giocatore di movimento, per i livelli, cioè voglio dire 30 milioni, ma per chi deve comprare un giocatore. Cristiano, però ti sentiamo a sprazzi, quindi... Ora, pronto? Sì, vai, prova a parlare. Dicevo, allora, io personalmente un difensore, visto che la Roma riversa nelle condizioni economiche che riversa, io però... No, Cristiano, ti sentiamo male, proviamo a richiamarti un attimo. Aspetta, che cambiano, perché ce lo dovrei avere... prova a richiamare, va. Ok, provo a richiamarti su questo numero, d'accordo? Ok, sì. Bene. Sì. Allora, proviamo qua in diretta. Tutto live, il bello della diretta. Proviamo a richiamare Cristiano Montanarella al telefono. Vediamo se il collegamento questa volta sarà migliore. Pronto? Eccoci, Cri. Stavi parlando del mercato, quindi vai. Allora, eccomi qua. Allora, adesso mi sentite? Sì, sì, vai. Allora, per i difensori, che non sono giocatori di movimento, io offerte che mi arrivano dai 30 milioni in su, seppur bravi, io li do via, ma non perché non voglio vincere, perché mi servono per fare il mercato, perché è inutile che ci mettiamo, no, a prenderci in giro. La situazione della Roma economica è questa, deve vendere per fare mercato, come tutte poi, perché... anche la Juventus nei secoli dei secoli, amen, si è dovuta privare di Vidal, Pogba, Pirlo, Tevez e tutta sta gente qua, non lo dice nessuno, però è così. Quindi
per quello che è la legge di mercato, la Roma deve fare questo. E quindi sappiamo che tenere tutti i giocatori e puntellare non è possibile. Quindi tu un giocatore lo dai via. Non credo che vadano via altri, perché la Roma quest'anno si spera, arrivando seconda, che avrà gli introiti del secondo posto, quindi è uno il giocatore che sostanzialmente darà via. Esatto. Chiaramente quello lo devi sostituire. Devi avere più centrocampisti centrali, perché tu quest'anno ne hai utilizzati 3,5, da Ingolan, De Rossi, Strootman, Paredes così e così, Gerson per niente, quindi hai fatto 3 competizioni con 3 centrocampisti e mezzo, hai fatto tutta la stagione con una punta, una sola punta, che è Dzeko, perché non avevi soluzioni, perché il gioco della Roma non lo dicono soltanto i gol segnati da Dzeko, ma si basava molto sulla prima punta che apriva gli spazi per l'inserimento dei laterali. Quindi quando tu sei passato al tridente leggero, sebbene poi contro la Juventus col tridente leggero tu hai fatto una prestazione eccellente, ci hai messo un po' di tempo col tridente leggero comunque, perché le altre volte in cui lo si era impiegato avevamo visto che per una motivazione o per l'altra non era la soluzione ideale, a differenza di quello che era lo scorso anno. Questo per il metodo di gioco di Spalletti. Quindi un attaccante va preso. Possibilmente poi dipende dal livello dell'attaccante, perché voglio dire, Dzeko va per i 31 anni, quanti ce ne ha? 30, 31, no? Quindi sì, magari sì, si potrebbe pensare di prendere un giocatore più funzionale al gioco del prossimo allenatore e Dzeko riposarsi un po' di più in panchina, o chiaramente viceversa, comunque un altro attaccante serve. Quindi lascia aperta la, diciamo, lascia aperto il modo di affrontare il mercato a seconda delle esigenze del nuovo uomo sulla panchina. Se voglio sperare di sì, voglio sperare di sì, perché sennò qua ristiamo da capo a 12, nel senso, arriva chi te prende Ucan e l'allenatore non lo utilizza, perché su quello tra Sabatini e Garcia, ecco, non è che ci fosse molta comunicazione. Sì, questo lo sappiamo, ecco, certo. No, perché quello è successo, perché poi dopo te lo sei tenuto in naftalina e non sapevi nemmeno che ruolo avesse Ucan. Sì, è centrocampista, ma poi alla fine chi è che sa dire le caratteristiche tecniche di Ucan? Non l'abbiamo mai visto, insomma, no? Quindi evitare anche di fare queste figure qua. Certo. Poi se va via, poi se, sto finendo, perché vai. Poi se va via uno tra Perotti, come si dice, o Esharawi, spero che no, comunque un altro attaccante laterale gli serve. Terzino sinistro, dicevate terzino sinistro, non lo so, io Mario Rui lo vorrei vedere, no? Ce l'ha la Roma. Però se Spalletti non l'ha usato finora, mi fa pensare e presupporre che appunto che Emerson sia sicuramente migliore, questo sicuramente. A destra però c'hai Florenzi e basta, perché e Perez che darà via, come dire, lo, cioè, no, Perez però credo che ti rimanga, perché non lo so, non so nemmeno con che